ha finto di essere un maresciallo dei carabinieri richiedendo una somma di denaro non quantificata per la quale sarebbe stato delegato al ritiro un collega al fine di scongiurare l'arresto del nipote coinvolto in un sinistro stradale. Così Giuseppe Mosca, 44enne, pregiudicato del quartiere Miano di Napoli, ha tentato di estorcere denaro ai danni di un 93enne, ma è stato arrestato dai carabinieri che sono intervenuti e l'hanno trovato mentre tentava di allontanarsi dall'abitazione dell'anziano, dove nel frattempo era giunto lo stesso nipote che vive nel condominio con il nonno ad un piano inferiore. Sempre nella giornata di ieri, i carabinieri di Amalfi questa volta sono riusciti a sventare un altro tentativo di truffa ai danni di un anziano. I militari sono stati allertati da una 70enne di Maiori che ha richiesto l'intervento dei carabinieri una volta che si è resa conto di aver ceduto alla richiesta giunta da una persona che si era presentata telefonicamente come un avvocato. Alla donna, l'avvocato finto ha chiesto di consegnare una somma di denaro per evitare che il figlio, in stato di fermo da parte dei carabinieri, venisse arrestato per aver investito una persona. L'avvocato aveva riferito alla vittima che i 2.500 euro sarebbero stati prelevati da un suo delegato. Di fatto si è presentato poco dopo, ma le ricerche immediatamente diramate dalla centrale operativa della compagnia di Amalfi, che ha risposto alla richiesta di soccorso della settantenne, hanno consentito di identificare Ettore Navarra, pregiudicato a bordo di una Fiat Punto e ancora con sé i 2.500 euro sottratti alla settantenne e alla stessa poi restituiti.